Ecco intanto quello che ho fatto con questa Philips Pasta Maker. Cerchiamo di non sporcare il bordo. Oggi facciamo la recensione della Philips Pasta Maker, che ormai sto usando da diversi mesi. La Philips, devo dire, che ha risolto un grande problema, ossia ha creato una piccola macchina al torchio elettrica che è in grado di creare quelle paste che si possono fare solamente con il torchio, ossia quella pasta a bassa idratazione che deve per forza passare per una trafila e poi essere tagliata. Ma ti dirò di più, per la dimensione del ristorante che avevamo prima, ora non dico che questa macchinetta potesse soddisfare appieno i nostri bisogni, però poco ci mancava. Quindi oggi cosa facciamo? Facciamo una recensione di quella che è questa macchina, di come si comporta, e andiamo a fare dei maccheroncini come questi qui, freschi freschi. E dato che come sempre questa recensione non è sponsorizzata, ti posso raccontare pregi e difetti di quello che ho riscontrato in questa macchina. Ma intanto mi presento. Ciao, io sono Chef Davide Maffioli di consolicucinavegan.com. Sigla! Intanto partiamo col capire come funziona questa macchina. Quindi adesso andiamo a vedere come si assembla. La preparazione della macchina è molto semplice. Si va a inserire questa parte all'interno, si va a inserire la spirale, poi andiamo a inserire quest'altro pezzo che è quello, secondo me è fatto peggio di tutta la macchina, perché è proprio un plasticone questo qui, cioè che secondo me dovrebbe essere un pezzo importante, invece l'hanno lasciato di plastica. Poi la nostra spirale andiamo ad attaccare la trafila facendo un pochino di pressione, perfetto. Poi andiamo ad attaccare questa parte qua, chiudiamo avvitando. Se arriva a un massimo non si può avvitare più di tanto, ok? Una volta che si è arrivati in fondo, perfetto, manca solo il coperchio. La macchina è pronta, 30 secondi è operativa. E adesso andiamo a vedere come si prepara la nostra prima pasta. Come funziona la nostra macchina? In una maniera veramente molto molto semplice. Tasto d'accensione, che adesso mi richiede, vuoi fare la pasta all'uovo o vuoi fare la pasta senza uovo? Io gli dico pasta senza uovo, alzo il coperchio. La bilancia si tara, adesso si è tarata, vado ad aggiungere la farina. Questa è una farina di tipo 0, normalissima. Allora, mettiamo che mettiamo dentro circa 350 grammi, ok, 350 grammi di farina, perfetto. Adesso basta semplicemente andare a chiudere il coperchio e la macchina mi dirà quanta acqua andare a inserire. Quindi mi dice, inserisci 130 grammi di acqua su 350 grammi di farina 0. Quindi adesso io cosa faccio? Vado a versare semplicemente l'acqua da qui senza neanche togliere il coperchio. Perfetto, faccio partire e partirà il timer di 3 minuti nei quali andrà semplicemente a impastare tutta la pasta. Eccolo qua. E io adesso fondamentalmente non devo fare niente. Il mio consiglio è, dopo magari un minutino, vai con la spatolina a spostare, perché un po' di impasto si appiccica qua sul bordo e un pochino di impasto si appiccica qua anche sulle pale, quindi per fare un lavoro fatto un po' bene fai questo lavoro qua, quindi apri, sposti, in questo modo l'umidità si va a distribuire molto meglio. Fai ripartire, tanto se apri e chiudi non succede niente, puoi rifarlo anche più volte, che tanto alla macchina di per sé veramente non succede assolutamente nulla. Ok, sta iniziando a uscire. Ecco qua i primi maccheroncini, perfetti. Decido la misura che voglio e poi vado a tagliare. Eccoli qui. Quanto ci ho messo? Veramente 5 minuti. Comunque, il mio consiglio è che i primi impasti li ributtiamo all'interno, ok? Quindi riapro. Ributto dentro i primi centimetri, diciamo. Ok, e adesso riparto. Più avanti, più si scalda l'estrusore, meglio poi vengono i nostri maccheroncini o qualsiasi altro tipo di pasta tu stia facendo. E la cosa bella di quando si fa la pasta al torchio è che non c'è bisogno di mettere farina. Oh madonna, questi li ho fatti lunghissimi. Vabbè, pazienza.
Ed eccoli qui, i nostri maccheroncini veramente realizzati in 10 minuti, come promesso dalla Philips. E come puoi notare, non si appiccicano appunto perché è una pasta trafilata e di conseguenza non si appiccica. Come visto, da usare è veramente molto molto semplice, ma questa in verità lo è anche una macchina professionale. Alla fine non è né più né meno che una spirale che spinge la pasta contro una trafila e fa uscire la trafila. Non so da quanti anni sia stata inventata la trafila, ma la tecnologia di fondo rimane sempre questa. La cosa bella, come visto, è che veramente in 10 minuti andiamo a realizzare la pasta senza grandi difficoltà. Ora che abbiamo visto come funziona, ti parlo dei pregi e dei difetti. Ma prima ti ricordo che mercoledì 26 aprile alle ore 20:30 facciamo un webinar dove prepariamo insieme gli spaghetti alle vongole, ossia gli spaghetti alle vongole in chiave vegan rivisitati. Mi raccomando, non te lo perdere, e l'unico modo per potervi accedere è cliccando il link qui sotto in descrizione. Guarda che ti aspetto, eh! Dunque, veniamo ai pregi. Veloce e affidabile. Ti garantisce sempre risultato senza sbattimenti. Si pulisce facilmente anche la trafila. La trafila basta lasciarla magari seccare una mezza giornata o una giornata. Dopodiché col punteruolo la vai a pulire, ma ci vuole veramente, veramente pochissimo tempo. Hai già la bilancia con le grammature impostate. Come hai visto, tu metti la farina e ti dice quanta acqua mettere. Una cosa sicuramente molto carina è il cassettino porta trafile e porta oggetti in generale. Ci sono dei tanzisti che creano trafile apposta per questa macchina. Diciamo, quelle che non ha inventato la Philips le hanno fatte questi tanzisti. E questa è un'ottima cosa. Tra l'altro io ne ho due e funzionano perfettamente. Non ho più comprato pasta secca da quando ho acquistato questa macchina. Sembra assurdo, lo so, ma giuro che ci vuole talmente poco tempo a fare la pasta che alla fine faccio prima a farmi un pochino di pasta fresca così al volo. Puoi metterci qualsiasi tipo di farina, che sia una farina tipo zero come quella che abbiamo utilizzato, una farina di grani antichi, una farina semi integrale, una farina senza glutine. Insomma, puoi metterci la farina che preferisci e da quella macchina uscirà sempre della pasta. Magari dovrai sperimentare un po', ma comunque da quella macchina la pasta esce sempre. E ultima cosa, ma non meno importante, il costo secondo me è assolutamente ragionevole rispetto a quello che ti può offrire questa macchina. Se poi, ipotizzo, magari ti dura 10-15 anni, è assolutamente un investimento ripagato. Naturalmente non poteva essere esente da qualche difetto, come ad esempio il cavo è lungo 75 cm, mannaggia loro, ma non potevano fare un cavo almeno di 1,20 m, perché giuro è veramente corto, ovunque lo metto all'interno della mia cucina è sempre corto. Cara Philips, ci facevi pagare 5 euro in più la macchina e attaccavi lì 40 cm, 50 cm di cavo ed eravamo tutti molto più felici. Non essendo una macchina 100% in acciaio, anzi qui c'è dell'alluminio, c'è della plastica, insomma è una macchina comunque casalinga, non puoi usare con le bassissime idratazioni come puoi fare con una macchina al torchio professionale. Quindi diciamo che bisogna più o meno attenersi ai parametri che casa Philips ci dà per andare a creare le nostre paste fresche. Ho notato che se vai parecchio sotto con l'idratazione, se stai abbastanza basso con l'acqua, la macchina tende proprio ad andare sotto sforzo e vedi proprio che il coperchio davanti inizia a flettersi, e quello non è mai un buon segno. Una cosa che proprio non mi piace è che non puoi impostare niente, nel senso che la Philips dice: allora, tu mi metti dentro la farina, questa è l'acqua che mi devi mettere, schiacci il tasto e faccio tutto io, e tu non hai nessuna possibilità di fare variazioni, lo voglio impastare 3 minuti in più, voglio impostare delle pause, voglio decidere la velocità di estrusione. Ecco, non puoi proprio fare niente, la macchina è così e te la becchi così. Una cosa che non mi piace tanto è che le trafile sono tutte grosse, nel senso non grosse come dimensioni, ma la quantità di pasta che fanno uscire è veramente tanta. Diciamo che potrebbe essere o un pregio o un difetto, nel senso che è un pregio perché ci mette poco a uscire tutto l'impasto, un difetto perché non puoi ottenere una pasta magari un pochino più fina, ma soprattutto è che utilizzi veramente un botto di farina per fare poca pasta. La bilancia è lenta nel pesare, cioè è proprio un po' addormentata questa bilancia, quindi in verità io ti ho fatto vedere nel video che peso tutto lì, era solo per farti vedere la macchina in funzione, ma in verità peso tutto fuori, metto dentro, così faccio più veloce. Il succo di tutto è questo. Quando fai la pasta al torchio hai sempre una parte di scarto, perché per l'appunto il torchio non riesce a spingere fino in fondo tutta la pasta. Bene, adesso abbiamo finito di estrudere, di trafilare i nostri maccheroncini. Quindi che cosa facciamo adesso? Smontiamo tutto e dopodiché si va semplicemente a pulire.
Adesso ti faccio vedere anche quanto scarto di pasta rimane. Questo è quello che c'entra nella trafila e questo è quello che troviamo all'interno della macchina. Adesso diamo una pesata e vediamo quanto impasto è avanzato. Eccolo qui, sono 50 grammi circa di impasto. Quindi questa macchina, ho visto che bene o male ti lascia sempre 50 grammi di pasta di avanzo, quindi conta quei 50 grammi con l'idratazione al 35, 36, 37, 38%, quindi la quantità di farina saremo intorno ai 30 e qualcosa grammi. È più astuto fare sempre mezzo chilo di farina perché hai sempre 50 grammi di scarto. Se fai 300 grammi di farina hai comunque 50 grammi di scarto. Questo modello che ho qua io, non so poi tutti gli altri, ha queste due viti che escono di più rispetto alla trafila, quindi devi usare sempre quel braccettino lì che a me non è che piaccia tanto. Avrei preferito un coltello laterale per andare a fare un taglio, che secondo me è più comodo. Però così è la macchina, alla fine è 3 mesi che la uso, poi ti abitui a tutto nella vita, quindi va benissimo anche così. Ecco, questi sono i pregi e difetti che ho riscontrato nella macchina. In generale devo dire che è validissima, cioè per casa è proprio la macchinina perfetta, nel senso che non gli si può dire niente, funziona bene, il suo lavoro lo fa bene, la pasta viene fuori bella, buona, puoi metterci la farina che vuoi, quindi non delude assolutamente le tue aspettative. Se ami la pasta fatta in casa, se ami i preparanti, la pasta al torchio, oppure non hai mai fatto la pasta al torchio ma hai sempre voluto farla, questa macchina secondo me è un must have nella tua cucina. Ricordati che comunque, pur quanto piccola sia, un po' di spazio lo va a occupare, quindi se hai una micro cucina lo spazio te lo porta via. Se hai una cucina più grande non ti accorgi neanche di averla, perché l'ingombro è veramente piccolissimo rispetto a una macchina professionale, anche di quelle piccoline, ma comunque sono belli lunghi, sono belli ingombranti e poi naturalmente pesano anche un sacco, mentre questa macchina è anche molto leggera. Ti lascio qui sotto in descrizione i link delle varie macchinette. Ti ricordo, se decidi di acquistarla, di passare dai miei link. Perché? Perché con questi link ho l'affiliazione. Quindi se vuoi mantenere il canale più neutrale possibile, se passi dai miei link mi aiuti, perché naturalmente percependo un'affiliazione io non devo andare a chiedere alla Philips mandami la macchina, decidiamo il prezzo, insomma tutte queste robe qua. Posso parlare di pregi e difetti senza problemi. Mi raccomando, non ti dimenticare il webinar dove prepariamo gli spaghetti alle vongole, ok? Non mancare, iscriviti sempre con il link qui sotto in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Quello che trovo assurdo è che le aziende italiane, ad esempio come l'Imperia e come la Marcato, non si sono mai lanciate nella creazione di un prodotto del genere. Voglio dire, col know-how che abbiamo noi in Italia, perché deve avere la Philips a fare un prodotto così, che devo dire funziona veramente molto molto bene ed è fatto proprio molto molto bene? Imperia, Marcato, ma dove siete?